Adriano Ancona, Corriere dello Sport. Ciao Raffaele, dopo un mese tornati all'Olimpico, dopo un mese esatto, quella volta la grandissima partita era cominciata il giorno prima, quando avevi chiesto di fare la prestazione, quando avevi detto primo obiettivo la prestazione, poi viene il resto. È chiaro che ogni partita è diversa dall'altra, però la formula adesso è la stessa. Buongiorno a tutti. Sì, la formula è la stessa, identica, anzi deve essere ancora di più, insomma l'attenzione deve essere ancora maggiore, perché in questo momento, dopo la sosta, ovviamente riattaccare la spina, venire da due vittorie, ovviamente dobbiamo essere bravi e consapevoli che affrontavamo intanto una squadra forte, una squadra con grandi individualità, allenata molto bene da un grandissimo allenatore, con una grande rosa, e poi ovviamente l'ambiente Roma domani sarà strapieno, tutto sold out, quindi l'attenzione deve essere massima sotto tutti i punti di vista. Davvero dobbiamo fare una partita con grande attenzione, perché davvero se abbassiamo leggermente la guardia, anche solo dell'1%, sarebbe davvero un male, e rischiamo davvero di fare una brutta prestazione. Quindi per fare una grande prestazione dobbiamo essere tutti con le antenne dritte, da chi parte dall'inizio e chi subentra dopo, per fare una grande prestazione e per mettere in difficoltà la Roma. Buongiorno mister, Paolo Corbetta, Monza News. Ti volevo fare un'altra domanda, perché pensavo che la prima domanda fosse sul Papu. A questo punto ti chiedo, che non tanto sulla vicenda, che secondo me ha anche degli aspetti grotteschi, ma che impatto psicologico può avere questa notizia sulla squadra, se ne avrà uno? Grazie. Ma ovviamente dispiace aver perso il Papu, perché intanto perdiamo un grande calciatore, ma soprattutto un grande uomo all'interno di un gruppo che si era integrato benissimo. Poche volte ho visto un giocatore entrare a far parte di un gruppo già rodato, farsi voler bene così in poco tempo. Davvero lo stimano tutti e gli vogliono tutti bene, ed è un peccato perderlo, però eravamo consapevoli di questa cosa. Però il gruppo ha reagito bene, perché comunque gli vogliono bene, sanno che ovviamente c'è un iter procedurale che ovviamente andremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane, però la squadra ha reagito bene, anzi bisogna mettere dentro qualcosa in più anche per lui in questo momento, e quindi abbiamo un grande gruppo e grandi ragazzi, grandi uomini, che sanno che ovviamente in questi momenti qua, soprattutto con queste notizie qua, è sempre stato un gruppo che ha dato grandi risposte, e quindi mi aspetto domani davvero una bella risposta da parte di tutto il gruppo. Buongiorno mister Arosio, giornale ANSA. In relazione proprio a queste ultime parole, le alternative a disposizione, le chiedo innanzitutto come sta Valentin Carboni, e poi se è più, non dico sacrificabile, però più adattabile in tre quarti uno che ci ha già giocato tipo Pessina o Ciurria, oppure anche un Macin, se lo vede bene in quella posizione. Grazie. Allora, Valentin sta bene, sapete che dopo l'Atalanta lui è stato fermo per 3-4 settimane per un problema sul retto femorale, adesso è rientrato, sono 2-3 settimane che sta davvero molto bene, spinge. E sono contento perché si sta allenando benissimo, e conto ovviamente di dare spazio anche a lui, perché se lo merita in questo momento. E per quanto riguarda Macin, Pessina in quella posizione, sì, Macin anche lui sta facendo molto bene negli allenamenti, lo vedo molto pimpante, è tornato dalla nazionale molto motivato, è una possibilità anche lui, però in quel ruolo lì veramente siamo in abbondanza. Comunque c'è Dani Mota, c'è Vignato, c'è Macio che può farlo, c'è anche Pessina, abbiamo provato varie alternative in questi giorni, e ovviamente domani proveremo a mettere in campo la formazione migliore, però la partita di domani dura 100 minuti, se non di più, quindi conto che chi entra in campo dall'inizio dia il massimo, ma soprattutto quelli che subentrano la ripresa devono dare davvero un grande contributo.
Buongiorno mister, Fabio Amoroso, giornale di Monza. Due mesi in crescendo, però soltanto due gol in trasferta. Ecco, iniziamo da domani magari a rimpinguare questo bottino. Ma sì, sì, è vero, è un dato reale, però mi piace prendere sempre il lato positivo delle cose e mi piace pensare anche che abbiamo una solidità di squadra importante, abbiamo preso pochi gol, è vero che in trasferta abbiamo fatti meno, però i campionati dicono i miei colleghi, perché io imparo dai miei colleghi che sono molto in alto in classifica, che per fare un grande campionato devi essere solido, non prendere gol e magari anche farne meno, però prenderne pochi e rischi di vincere anche i campionati. Ecco, con questo cosa voglio dire? Voglio dire che è bello fare tanti gol, ma è importante anche l'equilibrio della squadra. In questo momento abbiamo un grande equilibrio e ovviamente creiamo anche tanto, dobbiamo essere un attimino un po' più cinici davanti per alzare un po' lo score lì davanti, però sono convinto che arriveranno. Enzo Mauri qui, Brianza News e Brianza Più. Non ti chiedo niente del Papu, la società farà giustamente i suoi passi, però voglio chiederti il tuo parere sul discorso delle scommesse. Visto che tu fino a poco tempo fa sei stato giocatore, guarda caso proprio nella squadra dove c'è un giocatore coinvolto pesantemente, e sei allenatore da solo un anno. Vorrei chiedere come giudichi questo atteggiamento, visto che non mi risulta che tu come giocatore sia stato amorfo, annoiato, senza stimoli, senza motivazioni particolari, e vorrei chiederti per finire cosa fai tu a Monza per stimolare i tuoi giocatori, visto che alcuni, prendi ad esempio il buon Capitan Pessina, addirittura vanno all'università nel tempo libero. Grazie, ciao. Allora Enzo, è un argomento ovviamente delicato, è l'argomento ovviamente dell'attuale. Io credo una cosa, che intanto va fatta chiarezza su questa cosa. Le regole sono regole. Se sei un tesserato di una società di calcio, ovviamente non si può scommettere sul calcio. Questo è un dato di fatto. È una regola che è da tanti anni, da quando anche giocavo io, e quindi ovviamente è un dato di fatto che chi ovviamente scommette è giusto che paghi e paghi le conseguenze. Però io credo una cosa, che dietro ai calciatori ci sono gli uomini e vanno anche aiutati e supportati. Quindi se abbiamo riscontrato un problema e se è venuto fuori questo problema reale, perché vedo che comunque è un problema reale, è un problema grave, bisogna intervenire, bisogna aiutarli, bisogna intervenire, bisogna risolvere il problema, e non come si fa in Italia che si punta solo il dito. Tutti quanti insieme aiutiamo questi ragazzi e cerchiamo di risolvere questo problema, perché il calcio è bello anche perché deve essere, dobbiamo essere anche d'aiuto e da supporto a questi ragazzi. Io mi sento di dire questo, e se c'è un problema bisogna risolverlo, quindi tutti quanti insieme troviamo la strada giusta per poter risolvere questo problema. E per quanto riguarda i miei ragazzi, sono straordinari, ci sono dei ragazzi fantastici all'interno del gruppo, quindi davvero vanno anche al di là del calcio, e per me questo è un grande vantaggio, quindi sono fiero di poter allenare grandi uomini davvero. Buon pomeriggio mister, Angelo Fumagalli, Monza Cuore Biancorosso. Le volevo chiedere se durante la pausa si è soffermato un attimo a guardare la classifica, perché all'ultima partita ci aveva detto di non averlo fatto, e se è d'accordo con la considerazione che i risultati delle prossime quattro partite possano influenzare l'andamento dell'anno della squadra verso una classifica, diciamo, a sinistra rispetto alla lotta verso la retrocessione. Allora, mi hai fatto due domande in una, ovviamente, che però io non guardo la classifica e non guardo troppo in là, quindi provo a risponderti in maniera semplice, che ovviamente la classifica è bella, sì, è sotto gli occhi di tutti, però bisogna guardare a domani, partita dopo partita, come abbiamo sempre fatto. Noi guardiamo le prestazioni, come dicevamo all'inizio, dobbiamo essere bravi a non aver paura di nessuno, provare a giocarcela con tutti, perché non abbiamo niente da perdere,
e perché vogliamo andare su tutti i campi a mettere in difficoltà le squadre avversarie. Questo deve essere il nostro atteggiamento. L'andamento delle prossime quattro non mi importa, io non so nemmeno tra tre partite contro chi giochiamo, quindi non mi interessa. Tanto so che le dobbiamo fare tutte, lo sappiamo. Pensiamo alla Roma domani, che è una partita difficile, complicata, è una prova di maturità, l'ennesima prova di maturità, e voglio vedere la squadra che vada in campo con grande aggressività, col coltello tra i denti, perché ci aspetterà davvero una battaglia, e proveremo con le nostre armi a metterle in difficoltà.